tante ipotesi, come sempre, come ogni volta che c'è un'iniziativa che parla di tavole di terzo valico, sono in moltissimi questa sera alla riunione. Questa iniziativa che abbiamo pensato di costruire questa sera è una delle tante iniziative che i comitati contro il terzo valico stanno facendo su tutto il territorio coinvolto dal progetto della TAV verso la prossima grande iniziativa che il movimento ha messo in campo, che sarà la manifestazione, la marcia popolare, che si svolgerà sabato 6 ottobre con partenza alle ore 14 da piazza Conti a Serravalle e arrivo poi qua ad Arquata Scriglia. Noi abbiamo anche indicato un treno per poter raggiungere il concentramento di Serravalle tutti quanti insieme, perché se ci muoviamo con le macchine poi abbiamo il problema che le macchine ci rimangono a Serravalle e quindi torniamo a piedi. E c'è un appuntamento pubblico che è quello, prendiamo il treno delle 12.57 qua dalla stazione. L'idea è di trovarci là un po' prima, di modo che ci contiamo, facciamo un biglietto comitiva che ci permette anche di risparmiare qualche soldino. Dunque, la riunione di questa sera non è fatta per parlare delle mille ragioni per cui ci opponiamo al terzo valico, ma abbiamo pensato che fosse il momento di provare a sviscerare il più possibile una delle tante questioni che ci portano a dire che il progetto della TAV è un progetto insostenibile per le nostre vite e per il nostro paese. E abbiamo scelto di farlo parlando della questione dell'amianto. Molti di voi lo sanno perché è ormai da gennaio che quasi tutti i sabati siamo al mercato, abbiamo fatto la manifestazione il 26 di maggio, abbiamo fatto la festa in piazza. Molti di voi sanno che molto spesso noi diciamo che una delle più grandi preoccupazioni che abbiamo rispetto al terzo valico è il problema dell'amianto e della presenza di amianto. E come è nelle nostre corde, come è nel nostro DNA, quando noi portiamo dei dati cerchiamo sempre di utilizzare i dati che non sono i dati dei NOTAV, non sono i dati di commissioni indipendenti, ma cerchiamo sempre di parlare a partire dai dati che sono i dati forniti innanzitutto dal costruttore del progetto del terzo valico, quindi del COCIV, e anche da tutti come dire, quelle cose che sono stati atti normativi da parte delle istituzioni. Io la farò breve facendovi vedere solamente una cosa, che è il verbale di conferenza dei servizi che vedete alle mie spalle. Come potete vedere è datato 25 novembre 2011 e si tratta della presentazione di un progetto da parte di Enel Green Power per delle pale eoliche da mettere nel Monte Corale. Per capirci, ci troviamo esattamente nella zona in cui verrà scavato il tunnel di valico in Vallemme. Come potete vedere l'intestazione non è comitato da Campi Arquata, ma è provincia di Alessandria, e quello che emerge dal verbale di conferenza dei servizi, io solamente leggerò insomma quello che dicono, è quanto segue. Ovviamente sono degli estratti perché il verbale è molto lungo, non si poteva leggere tutto. Interviene per primo il dottor Botto, che dice: per quanto di competenza il funzionario di ASL, mette in evidenza come dalle indagini effettuate sui campioni di roccia sia emersa la presenza di fibre di amianto naturale in quantità tale da creare preoccupazione per la salute di quanti risiedono nelle frazioni vicine, oltre che del personale addetto al cantiere. E poi va avanti. Vi leggo ancora due passaggi. A tale proposito crea preoccupazione la presenza di amianto, documentata da analisi su numerosi campioni effettuati dal proponente, anche in quantitativi dell'ordine del 20-25% del campione, per i quali dovranno essere attivate tutte le procedure di tutela salute lavoratori, decreto legislativo 31/2008, e per evitare diffusione di fibre nell'ambiente e nell'abitato. Dunque, questo è una cosa che non riguarda il terzo valico, come vi dicevo prima. Questo è un progetto di paleoliche presentato nello stesso identico luogo dove deve essere scavata la galleria di valico. La provincia commissiona dei sondaggi, quello che emerge dai sondaggi è quello che vi ho letto. Naturalmente invece anche COCIV ha fatto dei sondaggi quando ha dovuto dire dobbiamo costruire il terzo valico e dobbiamo costruire la galleria di valico in Vallemme. Secondo il COCIV non c'è nessuna presenza di amianto in quella montagna, e basterebbe parlare con qualsiasi abitante della Vallemme, che tutti i vallemmini sanno che dice moltissimo amianto, e COCIV aggiunge: guardate, non c'è nessun tipo di problema nel caso in cui dovessimo trovare l'amianto. Nel momento in cui scopriamo che c'è l'amianto, anche se noi abbiamo verificato che l'amianto lì non esiste,
vedremo poi che cosa si può fare. E sempre su questo ci viene in aiuto un'altra cosa, che sono due fotografie che ci hanno dato gli amici del Comitato della Valderna e che credo siano esplicative più di mille parole. Qua siamo sempre in Valderna, era un altro progetto, era il famoso prodotto alternativo a Castriate, non so per chi se la ricorda quella grande battaglia. Come vedete qualcuno, e non erano gli ambientalisti della Valderna, non erano gli ambienti della Valderna, poneva questo cartello con scritto materiale contenente amianto pericolo. E così come ci raccontava il COCIV, nel caso in cui dovessero trovare l'amianto, poi metteranno in atto tutte le procedure necessarie perché non si disperda l'amianto, come si può vedere in questa foto. Queste sarebbero tutte le procedure che avevano messo in atto per capire che non si disperdesse amianto nell'aria. Amianto in natura con un telone sopra, e naturalmente questo era quello che era stato fatto dalla provincia di Alessandria, e credo che sia indicativo che non ci sia bisogno di commentare oltre. L'ultimissima cosa invece che volevo farvi vedere prima di lasciare la parola ai medici è questa. Voi vedete queste tre rocce, che sono anche le tre rocce che abbiamo qua sul tavolo, no? È stato il lavoro fatto da Francesco, un ragazzo del comitato, che credo sia molto ben esplicativo. In base ai sondaggi di cui leggevo all'inizio del verbale della conferenza dei servizi, dicono che hanno trovato il 20-25% di amianto sui campioni che hanno estratti. Quindi per capirci, questo è il campione di roccia, questo è il quantitativo di amianto che hanno trovato dentro questo campione di roccia, mentre questo è il limite massimo consentito dalla legge. E questi sono i sondaggi fatti, ripeto, commissionati dalla provincia di Alessandria. Questa è sempre la dichiarazione dell'ASL che vi avevo letto prima. Questa è la roccia da 2,5 kg. Questa è la presenza di amianto che hanno riscontrato, 0,5 kg. Anche se la legge dice che il limite massimo sarebbe di 2,5 grammi. E rispetto ai siti contaminati da amianto, il decreto ministeriale dell'ambiente 25.10.99 dice che il valore limite di concentrazione nel suolo è 1000 mg al chilo, ovvero 1 grammo per chilogrammo. Niente, questi sono i dati crudi a cui noi non vogliamo aggiungere nient'altro. La cosa che abbiamo pensato che potesse essere utile era che, visto che i notav sono molto preoccupati per il fatto che i nostri figli domani respirino amianto, perché l'amianto sappiamo che è in Valderna, ma poi i camion della Valderna andranno per tutti i territori coinvolti dal progetto del Terzo Valico, perché le cave che, insomma, dove verrà depositato l'amianto sono sia in Piemonte che in Liguria, e per esempio il casello autostradale Vignole della 7 verrà utilizzato. Quindi la cosa che noi sappiamo è che i camion con il materiale proveniente dal tunnel di valico della Valderna ovviamente attraverserà anche il nostro paese. E vi dicevo prima, abbiamo pensato che la cosa migliore per poter discutere di quali sono i rischi per la salute rispetto all'amianto fosse quello di non farlo dire in ottavo, ma farlo dire a due stimati amici e medici di base di Acquata Scrivia, che ringraziamo tantissimo per essere qui, a cui lascio immediatamente la parola, al dottor Sabbi, dopo parlerà il dottor Zanini e dopo Luca dell'associazione Voci della Memoria di Casale Monferrato ci racconterà che cos'è stata la storia dell'amianto a Casale Monferrato, sia dal punto di vista di che cosa ha significato in termini di morti, ma anche di che cosa ha significato in termini di lotta e di battaglia che i cittadini di Casale stanno conducendo contro l'amianto. Grazie a tutti, prego Diego.